Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Liuve. Ragazzi, non siamo soli, arriva un aiuto inaspettato dal mondo dei giornalisti. Voi sapete che io sono uno di quelli che attacca sempre di più i giornalisti, i media in generale, perché sono una parte essenziale di questo sistema. Se questo sistema può operare in totale libertà, può continuare ad applicare il suo regime dittatoriale, è proprio perché, oltre ad agganci politici indiscussi che questo sistema FIGC, questo sistema calcio ha, assolutamente ha degli agganci politici, ma anche tante, tante persone del mondo dei media che danno una mano a questo sistema per, diciamo, buttare fumo negli occhi, per depistare, per mettere l'accento su determinate notizie anziché su di altre e quindi tenere, diciamo, all'oscuro l'utente finale, cioè noi, pecoroni a loro modo di vedere, con le notizie magari di calciomercato, notizie più shock, tenendoci nascosti gli antefatti e le vergogne che loro continuano a perpetuare. Però ragazzi, ultimamente più di un giornalista sta attaccando questo sistema. È la volta questa di Enzo Bucchioni che fa un attacco clamoroso, clamoroso alla FIGC, clamoroso a tutto il mondo del calcio e probabilmente, ragazzi, nell'ultima frase è assolutamente diretto anche all'Inter. Ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto, come al solito, un like al contenuto, ragazzi. Like è fondamentale per la circolazione del video. Se voi mettete like, YouTube lo propone ad altri utenti, arrivano altre persone che scoprono queste notizie importanti nostre di controinformazione che i media non passano. Quindi siamo sempre di più a conoscere la verità, ad entrare nelle maglie del sistema e a smascherare chi vergognosamente gioca alle spalle del sistema tenendo all'oscuro tutti. Quindi like, iscrizione al canale perché è gratis, a voi non costa nulla, ma è importantissima, e azionate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna delle notifiche dei miei prossimi video. Ma cerchiamo un po' di capire a cosa si riferisce Enzo Bucchioni e come mai attacca. L'antefatto, ragazzi, lo sapete tutti, Gravina, intelligente, perché ormai Gravina, ragazzi, che uno youtuber juventino ha chiamato faccia di ciabatta morsicata, ragazzi, mai nome fu più Hat-Trick Boys, ragazzi. Parlo di Hat-Trick Boys che ultimamente ci sta dando molto dentro, quindi sono contento che stiamo aumentando, anche perché lui è uno che ha un'utenza importante e fa dei numeri importanti, quindi se ci dà un po' più dentro anche questa gente qui che fa dei numeri importanti è sempre bello e le notizie si diffondono più velocemente. Detto questo, ragazzi, detto questo, Gravina che cosa ha fatto? Ha anticipato le elezioni che dovevano essere nel prossimo marzo, le ha anticipate a novembre. E da qui la reazione durissima di Enzo Bucchioni, che dice che praticamente è una furbata per evitare la sfiducia subito, per evitare che il governo e il ministro dello sport Abodi vada a commissariare immediatamente la FIGC, lui anticipa le dimissioni. Inoltre è una mossa per evitare che si creino delle forti concorrenze. Quindi, per evitare che si organizzi qualcuno forte che ha alle spalle, diciamo, un'organizzazione tipo la sua che ha tante persone alle spalle, ha anticipato la cosa. Vi faccio un esempio, ragazzi, vi faccio un esempio. Pochi giorni fa, ad esempio, è stato confermato il designatore arbitrale Rocchi. Secondo voi il mondo arbitrale, quando si voterà a novembre, chi voterà? Chi sarà il destinatario del voto del mondo arbitrale? Avete capito? O come dice il mio amico Peter, ve lo devo spiegare. Allora, ragazzi, il problema è proprio questo. Allora Bucchioni dice: è vergognoso. Mi aspetto una rivolta della parte sana dello sport.
E la parte sana dello sport, ragazzi, siamo noi. Noi tifosi, esclusi i tifosi cartonati e prescritti, che per ovvi motivi, per motivi di tifo, non vogliono che vengano a galla le porcherie perché sono tifosi di quella squadra lì. Magari, ragazzi, io alle volte li attacco, ma li posso anche capire perché magari il cuore gli impedisce di vedere. Sapete, è come quando uno, non lo so, è innamorato di una donna e non vuole vedere determinate cose, fa finta di niente. Un pochino loro stanno facendo così. Quindi, da una parte, posso anche un pochino comprendere. Però, ragazzi, bisogna che ci diamo una svegliata. E oltre a loro, la parte sana del calcio sono quei pochi dirigenti che vogliono un mondo calcistico pulito. Io spero che ce ne siano, ragazzi, perché è importante. E anche lui si aspetta l'aiuto dei media. Questo, ragazzi, io me lo aspetto per niente. Vedrete che questa notizia che io vi sto riportando oggi sui giornali non avrà alcun risalto, perché è così, perché è così, perché di queste cose, ragazzi, ormai ne parliamo solo noi su YouTube. E dobbiamo anche tacere, perché ci sono gli interisti che si arrabbiano, perché noi parliamo sempre della loro squadra, perché loro non vorrebbero che noi parlassimo della loro squadra. Se a vedere, se poi invece faccio come fa, per esempio, Absim, e inizia a dire che l'Inter gioca bene, che Simone Inzaghi dà un gran bel gioco all'Inter, che questo, che quello, allora sì, allora puoi parlare dell'Inter. Ma dire le verità non va bene. Gli interisti si arrabbiano e ti fanno dissing contro, che poi io continuo ad ignorare, perché, ragazzi, non mi posso mettere in competizione con chi non ha argomenti, con chi critica la persona e non la notizia, perché io vi porto sempre notizie come in questo video. Io non sto inventando niente, io vi sto portando un tweet di Bucchioni che attacca Gravina al mondo del calcio e probabilmente la parte marcia del calcio. Chi è la parte marcia del calcio? Ultimamente io sto attaccando solo Gravina, non sto mai attaccando l'Inter. Ma chi è la parte marcia del calcio? Chi è che sostiene Gravina? Perché venite sotto i miei video a difendere Gravina quando io attacco Gravina? Che interesse avete voi, cartonati, a difendere Gravina? Vi rispondete da soli, ragazzi. La risposta è chiara ed evidente. Voi potete anche voler far finta di non vederlo, ma è chiara ed evidente. È una persona che riesce a farsi un esame di coscienza e a pensare in modo autocritico, lo capirebbe subito. Io spero, ragazzi, che aumentino sempre di più le persone che riescono a capire le cose, ma spero soprattutto che aumentino i giornalisti, perché dopo che l'altro giorno Pedullà ha attaccato fortemente Gravina, oggi c'è Bucchioni. E allora, ragazzi, negli scorsi mesi chi faceva parte del mondo del calcio come Gasperini più volte ha attaccato il mondo Inter. Quindi, ragazzi, c'è una presa di coscienza che qualcosa che non va c'è. Qualcosa che non va c'è. Basta, ragazzi, basta guardare i fatti. Basta non avere memoria corta. Basta non dimenticare. Ma voi vi ricordate quanto è stato massacrato Tavecchio? Che non ha fatto neanche la metà delle cose che ha fatto Gravina. Invece, ragazzi, a Gravina gli viene perdonato tutto. Ma come mai i media sono così accondiscendenti nei confronti di Gravina? Perché? Ma non ve lo chiedete mai. Ma voi non vi ponete mai delle domande. Voi ascoltate come le pecore, ma non vi ponete mai delle domande. Naturalmente non mi rivolgo ai miei utenti che sono qua ogni giorno a guardare i miei video, perché loro guardano i miei video, e quelli degli youtuber che, come me, denunciano e fanno controinformazione, proprio perché loro sono coscienti di quello che sta succedendo. Ma mi rivolgo a chi viene qua sotto a criticare, a chi mi dice parla di Juventus, parla di calciomercato. Ma ce n'è tanti di youtuber che parlano di calciomercato. Ma perché devi venire qua a spaccare i maroni? E io questo è quello che dico. Vuoi ascoltare le notizie di calciomercato? Ma c'è Pedullà sul tubo. Cioè, tu vieni ad ascoltare me, che leggo i giornali come te e ti riporto le notizie di mercato. Io te le posso anche riportare, le notizie di mercato. Ma poi, alla fine, compriamo Maradona, compriamo Pelé. E poi c'è chi non paga i debiti, ragazzi. C'è chi non deve spendere dei soldi per fare quello che facciamo noi e far rimanere a posto i bilanci. Quindi
vedete che comunque, anche se poi li batti, non è equo. Anche se l'Inter domani smette di vincere, ma continua a barare, ragazzi, io sarò qui a denunciare ancora. Massima condivisione del video, ragazzi, vi ringrazio. Se siete arrivati fino a questo punto del contenuto, lascia un tuo commento, come sempre, e fino alla fine, contro tutte e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!